3:30. What did you took? I will show you if the box wants to open. They put the struggle. First of all, we've got. No, mine is this. It's a heart. And I took a big baklava. Ooh. Very tasty stuff. Tasty. Buongiorno a tutti. Siamo ad Atene. Siamo all'Acropoli. Lui col mio zainetto. Lomelo. Hello. I'm extremely disappointed. No olives so far. Siamo arrivati ieri sera perché il nostro volo ha avuto tipo un ritardo assurdo e siamo arrivati tardissimo, e ora che abbiamo raggiunto l'hotel, ora che abbiamo raggiunto tutto, era già sera, quindi siamo andati solo a mangiare, abbiamo mangiato come porcelli, e perché il cibo qua non costa niente, quindi venite in Grecia ad abbuffarvi principalmente. Quindi oggi stiamo visitando l'Acropoli e dobbiamo salire una cosa immensa, quindi io non sono pronta per queste cose. Gli occhiali addosso perché veramente c'è un sole pazzesco, però non fa così, non si muore di caldo nel tipo che crepi, forse perché è comunque presto al mattino, sono solo le 11, però trovo che ci sia comunque meno umidità di Venezia, il che è molto positivo, e qui è veramente meraviglioso. Ho incaricato lui di fare le foto e di filmare altro. Adesso andiamo a fare la mega salita. Più o meno, adesso stiamo facendo il teatro di Dioniso. Stamattina è stato il boyfriend a scegliere il mio outfit e ha scelto vestito lungo e i sandali, quindi non fatelo, venite con la scarpa da ginnastica o con un vestito corto, perché continuo a tenermi questo cazzo di vestito. Why you always laugh? Tutto qua è bellissimo, assolutamente da vedere. Mi dispiace che la gente pensi alla Grecia solo per dire vado al mare, vado a Santorini, andremo anche a Santorini, però Atene va vista, è veramente bellissima, cioè questa parte è bellissima.
Like it so far? It's very hot. Like hot like the weather or? Both. No, it's very, very nice. Ciao Doina! Cosa c'è on la sua testa? Ho la corona! Mi sono comprato una corona molto da principessa. Oh. E lui voleva che mi comprassi quella roba tipica, tipo quello che va da dietro, però mi sembrava un po' troppo extra. Poi ho comprato questa che è ancora più extra perché tipo mi illumino d'immenso. Do you like it? Yes. Do you want one? No. La tizia che vendeva queste cose le ha messo tipo sulla testa la corona. Ha detto guarda questo Cesare lo faceva. Però lui non ha voluto la corona. No. Didn't you want the crown? Because... Like, super nice, super extra couple. E dove siamo, Doina? Siamo al tempio di Zeus, che ormai tipo non è che ci sia rimasto tanto, però è molto bello. E di là, look, my love, we have the thing there. Sì, eravamo là prima praticamente, cioè siamo arrivati fino in cima là e adesso siamo al tempio qua perché era abbastanza vicino ed era tutto incluso nel prezzo che abbiamo avuto e come vi ho già detto se siete studenti approfittate perché c'è il 50%, abbiamo pagato 15 euro e vedremo praticamente tutti i monumenti qua nella città, alcuni li vedremo giovedì però. This is super cool. Of course. Oh. Show off! Show off! Babuti! So Doina's super showing off because I gave her a flower and now she's a Greek goddess with her crown. Of course. Super incredible. But like she keeps spending her time putting her sunglasses and playing with her phone, so when I take pictures, like it's zero credible. My love, there's the sun that is like blinding. In the time of Athena, did she have sunglasses? But she was a goddess. Probably she had some superpower, like to put some protection against it. Your argumentation is irrelevant. You lost. I think they had glasses. Okay. Whatevs. Whatevs. Accenderemo lì vicino perché ci sono tanti posticini belli e domani andiamo in spiaggia. The beach. Let's go to the beach. Yes. Andiamo a arrostirci perché anche oggi in realtà non abbiamo messo la crema prima di uscire di casa, tipo sono un po' rossa, un po' dappertutto, quindi I'm gonna die. Ow! Come un pomodoro. Buongiorno, sono in spiaggia, io sono andato in spiaggia, lui è andato già in acqua perché non so neanche se mi sentite, cercherò di urlare, scusate se tengo gli occhiali ma ho una faccia terribile perché ovviamente sono struccata e siamo venuti al mare qua ad Atene perché abbiamo deciso facciamo una giornata di relax e non di andare in giro perché ieri ci siamo un po' bruciati, infatti sono stata un po' male per questo che non ho più filmato e ci siamo un po' bruciati, principalmente al mare ed è bellissimo, magari dopo faccio un attimo un video e sono una mozzarella, ho anche il costume che copre tantissimo perché non mi piacciono i costumi a vita alta, non mi piace mostrare il mio corpo, quindi sono mega coperta, infatti io non mi piace abbronzarmi in generale, sto a Londra. Buonasera, allora vi scrivo, cioè mi vedrete in condizioni molto pietose perché sono tipo a letto,
Lui mi ha abbandonato perché ha detto che ha delle cose da fare e è andato giù nella sala comune. Ero tipo, excuse me. E solitamente lui non è il genere di persona che tipo va via, mi sta nascondendo qualcosa e non capisco cosa. Non sono preoccupata, non è una questione di non mi fido di loro per il genere, ma sto pensando che cacchio sta combinando. Quindi ho deciso di filmare un attimino stasera, nonostante io sia in condizioni veramente pietose. Non so se l'ho mai detto, ma io soffro tanto, tanto, tanto di emicrania, soffro tanto il caldo, soffro tanto il sole. Quindi oggi siamo andati in spiaggia, nonostante io non sia stata al sole più di tanto, mentre stavamo tornando, che tra autobus, metro, tutte quelle cose lì, mi sono sentita molto male, non sono riuscita neanche a mangiare. Infatti ho mangiato poco fa perché mi è venuta la fame dopo tante ore, mi è venuta un attimo la fame, quindi lui è andato a prendermi qualcosina da mangiare. E quindi sì, mi sono un attimo ripreso adesso, mi sto guardando Friends mentre aspetto che lui torni dalle sue cose, dalle sue cose segrete. Quindi volevo dire che domani andiamo a visitare altre cose, perché come vi ho detto abbiamo preso dei biglietti da studenti pazzeschi, cioè anche se non siete studenti in realtà il costo non era così tanto per visitare un botto di cose qua ad Atene, e quindi domani dobbiamo andare a visitare altre quattro cose che sono più o meno vicine tra di loro, quindi non vedo l'ora, anche là si possono parti antiche della città. Oggi siamo andati al mare, quindi ci siamo presi una giornata un po' più relax, perché comunque ad Atene vi dico non avete tante cose, cioè sì, avete cose da fare, ma nel senso, se volete visitare 2 giorni solo di visita, ce la fate benissimo. E poi venerdì all'1 abbiamo l'aereo per Santorini, è un volo molto, molto breve, nel senso che dura tipo 45 minuti, una cosa del genere, per la serie tipo decolliamo 15 minuti e atterriamo, ecco. E quindi lì staremo 5 giorni. E poi torniamo a casa tra una settimana. Oggi è mercoledì, il 6, quindi torniamo il 13 sera. E poi lui riparte per il Canada il 22. Io devo rimanere ancora un mese in più in Italia, appunto, come ho detto, per problemi con la cittadinanza, che vabbè, lasciamo stare. E quindi sì, quindi ho deciso di finire questo vlog. Mi vedete tipo in pigiama nel mio letto, sono un po' brustolita, con i miei bellissimi occhiali, con la mia bella faccina piena di lentiggini. Quindi ci vediamo domani mattina quando registrerò qualcosa in giro e spero che questo vlog venga decentemente, perché io sto filmandomi da quel telefono metà con la fotocamera, quindi è un po' un casino, non vedo l'ora di comprarmi una fotocamera decente e filmare solo con quella. Quindi ci vediamo domani mattina, buonanotte. Buongiorno! Il wifi che sta facendo le foto. Oggi mi trovate con questo cappello gigante perché, come detto nel filmato di ieri sera, sono stata male questi giorni per colpa del sole. Quindi oggi ho deciso di comprarmi un cappello e andare in giro col cappello. Nonostante io ho di cappelli da morire, non mi stanno neanche bene. Nonostante i capelli non mi stiano bene, oggi siamo all'Agora. È bellissimo, tipo è enorme. E di là siamo stati l'altro ieri lì e come che ci sono un sacco di rovine. Oggi abbiamo almeno 4 posti da visitare, sono abbastanza vicini uno all'altro e basta. Ieri che siamo andati in spiaggia non faceva così caldo, oggi si crepa, ma proprio si crepa. Scusate, oggi è l'ultimo giorno ad Atene. Quindi visiteremo un po' di cose, poi dovremo fare i bagagli perché con la compagnia che prendiamo fino a Santorini non fanno il check-in online, quindi dobbiamo essere all'aeroporto tanto prima e per arrivare all'aeroporto ci mettiamo tipo un'ora, quindi oggi sarà una giornata un po' più calma e tranquilla, almeno lo spero, spero di non prendere di nuovo il sole in testa come gli altri giorni e star male, però oggi dovrei essere portato dal mio cappello magico. Dov'è lui? Eccolo. Io ho trovato una tartaruga, quindi sto facendo foto alla tartaruga.
piace è che ci sono sempre le fontanelle, tipo anche nei posti, in realtà in tutti i posti antichi che abbiamo visitato c'era sempre una fontanella per bere, e questa è una cosa meravigliosa che tutti dovrebbero avere. Allora, stiamo per partire per Santorini, quindi questo vlog finirà qua. Sono una persona di merda perché non ho filmato niente stamattina, il nostro volo per Santorini è un po' in ritardo. E cioè, è tipo un'ora, ma ok. E quindi finirò il vlog di Atene qua adesso, e quindi vedrete per Santorini nel prossimo vlog. Quindi ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao.